Signor Giammannot? Chi parla? Sono il signor Lobalbo, ho chiamato poc'anzi. Signor Lobardo? Lobalbo. Sì. Sì, da dove? Da San Fratello. Da San Fratello, attendo un attimo. Grazie. Prego. Salve, sempre io sono. Sì. Io ho pensato una cosa, no? Siccome ho parlato tra me e lei, io avrei piacere, ad esempio, anziché portare la foto, di far conoscere in presenza con la persona, no, che domani... Non curremo. No, sapete, perché io di fotografie mai sempre scantato, perché una volta mi fece una fattura, quando ero più giovane. E scombattivo 3 anni. Che io ce ne faccio una fattura, non si preoccupa. No, lei, per carità. Io sono appunto ne parlo dato 14. Lei magari ci può dare la foto a una firma, chiede come... Ma l'unica nuda la tengo io. Ah, te ne lei? Vedere. Che c'è l'unica? Ah, sta te. Ma lei con un cipotto che dà la firma, io non c'ho l'unica a lei, gliela faccio vedere e poi ce la presento. Certo. Ma no, già... Certo. Ma già lei ha qualcosa per mano? Certo, io manco di questo. Ma ci sono per 50 anni, come ce l'ha? Lei vuole che figlio o senza figli? Io adesso, io ho figlia, ne ho una sola. È uno mascolo che ha San Fratello. E una femmina è un maschio. Come? Chi è assessore suo figlio? Mio figlio è lavoro pubblici. Ah, meglio questo. Ma è ingegnere? Sì. Ingegnere? Ma forse lei lo conosce. Non lo so. Chissà qualche volta l'avete trattato pure. E chi lo Capo d'Orlando? Sì, sempre lui, sempre. Ma io ho studio, Kai? No, dopo no. Mio figlio ha un studio a Santo Stefano de Camassa, però viaggia tutti i giorni per Palermo, perché scomatto pure una regione. Ah, ho capito, buono. Se lei ha bisogno di qualcosa, regioni, o genio di Messina, abbiamo tanti amici. Buono. Perciò... Perciò lei ha portato la foto, io non la do, la faccio vedere a chi la devo fare vedere. Perciò lei, il fatto che hanno figlio non gli interessa. Certo, non è che pur usando... Lei me l'aveva detto prima, io per esempio lei mi dice non voglio senza figli, né che figli, e io non ce ne voto. Se lei mi dice anche con i figli, io glielo dico. Io ad esempio voglio una firma e muore bene, poi se c'è campare i figli ai non mi interessa. Non c'è problema, giusto? Non c'è... Certo, chi già non me ne tengo in inferno, poi hanno figli picciriti, no, roba è 7 anni, 8 anni, chi lo sa? Ma come l'hanno 7 anni, 8 anni? Quanto sa figli a 20 anni? Ecco, ha bisogno di tranquillità. Non ce n'è pure che se magari 50 anni hanno un figlio a 10 anni, no? Sì, si può essere, ma non facile. Capivo. D'accordo. Perciò lei ora mi diceva 400, 240 metri nella villa. Sì. E il giardino? 700. Aspetta, sono andato un moschio. Perché... Se posso fare una domanda? Sì. Allora, signora, ma che ci interessa? Che sta la villa oppure la moglie? Per dire la verità ho tutte cose. Bravo, perché... come quella qua abbiamo due piccione. Esatto. Per dire la verità, lo sape, mi interessano tutte due cose. Perché la villa è un regalo che voglio fare, perché ho tanto c'è l'ufficio mascolo, c'è il calaio. Benissimo. Per cui io, sapevo, una volta stavo facendo un affare dopo verso un decennio a Tartaruga. Sì. Stavo facendo un affare su un paio auto. Io pure da letto, dimentico io. Ma da sape, non mandava. Per tante modi. La zona, la persona, il cliente sceglie prima la zona. Lei si porta rosa, io sceglio a Porto Rosa. Perché? Si sta dormendo, io sceglio a dormire. Perché ma figlia dice, papà, mi piace a me verso Oliveira, Facone, e se possibilmente Porto Rosso. Però pensavamo che a Porto Rosso non se ne trovavano, perché è difficile. Perché lei non conosceva a me? Sì, prima cosa non conosceva lei. Io poi quando... lì perché posso vedere. Perché due anni fa noi siamo andati a Porto Rosso a informare, dice qua è difficile che lei trova ville. Perché lei non conosceva a me? Questo è il problema. Certo. Io vado a fare con l'altro a Capitolando, mentre non mi ricordo come ho cognome. Ma ci sai, mio figlio? Capito. E avevamo cattato dopo vicino a Capodollando. E uni? All'uscita. All'uscita uno andando per Messina o per Palermo? Andando per Palermo. Per Palermo allora cosa? Piscita? Bravissimo. Ma sa per pigliare una fossatura che ancora mi fa male, che me l'orano. Sì. Perché me... Venivo voi? Sì, mi vennero un 300 metri era, fra ma assoluta. Ma voi state venivo di cagare? Sì, arrivenemo, per pigliare stessi soldi che ne scivo. Io non c'ero nessuno, come dice lei, per la... Sì. Piglio i soldi? Sì, però non valeva, mi capivo. Beh, chi lo sa piglio di lei, valeva? Non valeva manco, ma chi lo sa piglio i mia? Chi lo sa piglio i mia, poi allo stesso tempo ci va a gnocca che 30 milioni, mi capivo. Che ci veniva un americano. Bravo, la... Dall'Australia, dopo. Non piglio sta questa, non sa da c'è. Un era sta... Usa un cenne, un frate chi lo cavo sette bello, modi. Sì. Sotto. Sì. Da le zone. Ho capito. E non è che è una zona bella? Non è bella, furono.
Se lei non sbaglia, mo lei qua a Forni un ufficio lungo mare nuovo, all'ingresso. Perfetto, è una se zona. Riuscite, attenzione, mo lei è buono. È una zona ben importante dopo. Un lato sotto per fare. Sopra no. Un lato sotto è buono per fare affare. Miscola. Ma cosa da pazzi? Allora mi sbagliavo io. Ma te sai che se lei che tua piscita ne fece un cattivo affare. Se che tocca a cosa era buona, no, ma poi lei mi spiega, io ci faccio. Sì, poi andiamo insieme. Poi il discorso è che io quando cattai il gioco, quanto mi faccio ora? Eh? Se io spendo 600 milioni a Porto Rosa, eh? Io feci un affare. Uni. A Porto Rosa. Ah, mi dici, c'è un'occasione, allora lei non lo capivo. Come mi sta dicendo lei? Certo. Che io stai facendo un affare. Con l'affare che da spendere 350 milioni non pigliai niente. Addirittura, e non è Porto Rosa? Che c'entra? Apposta c'ho caro, cavolo. Apposta ci voglio dire, poi chi lo sa pigliò, sa tornare a venire a un americano. E guagno, su, là, ma non colpi fortuna. Perfetto, è un americano, sappi qui, c'è un vetraro che ha capotollando. Un vetraro che viene. La Galia. Bravo. Viene. Viene un amico di chissù, chi lo sa pigliò. Addirittura viene in Australia per fare un compromesso. Addirittura. Capito? E se appigliò un americano, allora non lo sappigliava. E da magari io 50 milioni non potevo guadagnare, altro che 30. Lo so. Tutti gli americani che hanno i dollari, capivo? Io ti sono per 4 soldi. Certo. Io uguale quando erano con gli altri in Russia, tanto per dire, oppure che i soldi vanno poco, da va? Certo. Perciò ne vediamo stasera un Alessandro. Sì. Come ci ho detto un po' prima. Sì. Ne vediamo un Alessandro e 7. Sì. Io ho il pantalone grigio scuro. Sì. Una camicia bianca, scappina e pelle luce, da nera macchina rossa. Sì, hanno scudata questa? A fotografia no, c'è a foto. E non vecchia, via recente? Sì, devo manco 20 anni. Sì, va bene, benissimo. A Palermo, una fotografia è mai scattata da una festa a Palermo. Benissimo, l'ultima. Ma figlia? Sì, c'è mia figlia, tutto, ma è, non è mia nipotina. Questi video si canucci, capivo? Ma sicuramente a mia figlia canucci lei. Io posso dire, non dico una festa, niente. Lui suo figlio mi conosce a me? Sì, infatti mia figlia mi dice, papà, chi sei uno che è interessato? Mm. Siamo marito. Cavo di dopo, di Capotollando. Sì. Mi piacevano un pub. E là? L'avano un pub? Certo. E io mi stavo, ma moglie da inizio, sa futura moglie, mettevo là. E io mi stavo da inizio, per non fare niente, sape com'è uno senza. Guarda su pub, se vuole un ristorante io là, se vuole la pizzeria là, se vuole un bar là io. Ma però se un pub. Un locale sul lungomare ce l'ho. Però non in affitto. Io. Ma acquistare? Ho comprare i muri. Sì, attenzione, i muri ne avevo già, non confondevo. Io, se posso comprare anche i muri, ma però i proprietari ci sono da dentro, non pensare sui proprietari. C'è una sola possibilità, una banda, posso comprare attività e il muro, meglio posti che posso parlare. Però ce n'è una sassa del signor Lobalbo. Lei non si preoccupasse, per io non mi preoccupo. Perché io quando c'è già da 4 milioni d'affitto, c'è mi dici che pezzi dopo sono 3 milioni. Io non piglia niente lei. C'è milioni d'affitto, dice. No, no, chi sai, sì. Sono te i dog affitti care. Io ma scusa, faccio un investimento. Lei può certo. Se lei adesso che io ci dico una cosa. Con 1.600 miliardi parlando in lire, ci fa salire un'attività avviata sul lungomare, compreso il locale. Un'attività avviata compreso il locale? Certo. Ma, 1.600 miliardi. Ma è nel centro Capotollando? No, sul lungomare mi chiamo ancora. Sopra il lungomare nuovo. Sul lungomare, non sul lungomare nuovo. Ma quanto mangi? Quattro, i miei che. Locale? Il locale viene. Dovrebbe essere, dovrei ricordarmi, sbagliarmi, perciò sarà un 300 metri. 300 metri, perciò mettiamo. Sentiamo a 4 milioni sono 1.200 miliardi. Un 400 di cose, di attività. Se vuole attività una grossa, se poi lei vuole solo una pizzeria, si risparmia. Ha capito? Dipende cosa lei deve comprare, perché il locale, guarda qua, i muri è una cosa. L'attività non è che sono pagioni. Certo. E a lei ci posso dare una cosa. Una pizzeria che costa di meno, oppure sto grande bar può fare ristorante, pizzeria e tutto, e bar che costa 400 milioni. Vabbè, ora che stasera solo che fai 10:30 poi va a dire. Ma stai, attenzione, non volevo fare tutto andare a vuota? No, io sono abituato a 1-1. No, visto che mi trovo a gioco. In. No, no, a tutto questo non va. No, ne facciamo una passeggiata. Noi dalle passate facciamo, ci conosciamo. Poi facciamo un appuntamento anche sabato e domenica per il mio problema, non c'è niente. Quando potremmo ire poi. Tanto fa coniglia uno là sull'altro. Certo, questo è vero. E poi facendo subito affare a Porto Rosso, quando potremmo ire a questa villa? Domenica. Domenica? Sì. Perfetto. Ok, stasera se sogno ne lei. Perciò lei quant'è auto, mi disse? 1,58 m. Io. 1,50 m? No, io sogno 1,49 m. 49, 10 cm. Ebbene.
meglio. E conte siamo sempre più intelligenti che di longhi. Così. Adesso le soldi arrivano o non arrivano i longhi. Il suo sistema, pigliare, se c'è chiaro, capisco, non sa pigliare una cosa auta. Un longo non ci arriva l'idea, ma se piglia cose sotto. E il fascino non ci arriva, se la cosa per esempio è a 2 mesi auta, no? Chi non ci arriva, perché adesso secondo me non ci cammina. Io che sono 1,50 m, piglio un sgabello di 50 e abito. Ma lo sappia, ma pace era più cotte miele. E ne fece soldi e affari. Che faceva San Fratello? Ma pace dottore era. Ah, dottore, pure lei? Io per la verità sogno un dottore che scommato con l'animale parlando fra me e lei. Ma il dottore veterinario? Sì. Ah. Però ma, ora mi sto fai parlando con lei. Perché? Perché uno travaglia una vita e poi sa riposare. Attenzione, lei vuole travagliare. Lei sì, ha bisogno, sì, ma tutto è stare bello allora, da... No, perché io sto andando in pensione, io ho 60 anni, cioè, sto andando in pensione. Ma io, se Dio vuole, continuo sempre a lavorare. Adesso. Lei che lavoro faceva prima? Prima io ho un supermercato, io tenevo 20 anni in supermercato. Esatto. E 15 anni un bar, 6 anni di Germania. Ah, ecco, ma dicevano... Mi... E 10 anni di tornatore, saltatore e fresatore. Ah, addirittura mi dicevano che lei lavorava per fuori. Bravo, pensavo a America io. Tutto questo stavi notizie. No, America no, a Germania. A Germania. E adesso travagliava duro, non è comodo. No, duro no, io il mio lavoro facevo il tornatore, perciò. E lei è sposato? Sì, io ci ho sposato, sono 2 figli. Ah, bravo. A moglie ce l'ha, no? A moglie, sono tutte regionere, capro che conti faccio. Bravo. Ma dico, giovane, le sai quanto? 40 60, anni? 60 ce l'ho. Allora lei l'età mia, io 61. Sì, è vicino siamo, io ho il 44, lei ho 59, ne metto uno in più quanto mi trovo. Ma chissà quante volte l'hai vista lei da Capodollando? Guardate che a lei è vicino all'Lotto dell'Amato, che l'avevo presente, fra modello dell'Amato. Sì. C'è un supermercato, Big Market. Era da me, causa ah, io ho passato che 10 anni fa, mi fa mai cattare cose. Ah, viste? Allora lei, che tu bassino, simpatico, crede sempre. Beh, bravo, credo sempre, mica ce lo sto impresso. Vedeva, credeva sempre i signorini, lei, la macchianella. Pure veramente parlare fra me. Ci faceva la macchianella, ci regalava i piatti, se piglia chiesto ci regalo piatto. Bravo. Oh, lei è... Ha visto? Oh, che bello cristiano. Bravo. Oh, signore. Io abito, se lei eventualmente vuole, passando prima dall'Alessandro, si ferma qua, io abito, non c'è il supermercato, c'è una sopra. Ci presento pure a mia moglie. Perfetto, come no? Invece veniamo in Alessandro, capito? Perfetto. La... Come vedete a me che Cristiano già... ci vengono su mulizie le persone. Come vuole lei? Come vuole lei? Allora, al numero 180 sono io. Sì, numero 180. Aspettate se mi scrivo. Sì, però che non può sbagliare. Numero 180. C'è l'insegna pure. C'è l'insegna girata perché non fai più pubblicità. Però. Io quando arrivo chiamo lo stesso numero che chiamai ora. Non c'è bisogno di chiamare, lei non viene in persona. Certo. Al numero 180. Perfetto. Non puoi sbagliare, poi che c'è il supermercato, c'erano 8 sale cinesi, ora ho 4 le ho affittate e 4 ci sono deposito per tende da soli. Benissimo, oh simpatico con lei, io infatti da quando ho visto tanto questo macchio cristiano simpatico, niente sapendo cosa ci doveva fare la fa con lei. Le vede signore sono infinite. Lei ce l'aveva combinato, lei che ancora passava, che cancava la strada. Certo, certo. Ma non comune si giunge mai, le persone si raggiungono sempre. Poi dai, mi ricordo tanto... Che credo che pigliai io, lei ha pigliato una, non mi ricordo se era una simetra, la regalò. C'è qualcosa che mi regalò, se mi ricordo, ma resto impresso, proprio il suo carattere simpatico, allegro. Oh, signore Moiuta, mi ci sono tanta saluta. E mi trovasse bella, buona, che io avevo una moglie, non c'è più, ma io avevo una moglie. Ma questo lei come vuole? Cioè, lei si interessa, non sia, che sia ricca non le interessa. No, io la voglio povera. Una bella, povera, giusto. Però una voglio rossa. La voglio un massimo che pesare 45-46 kg. Fino a 50 forse. E facciamo 50 kg, non di più. Pigliare un po' di per vedere quanto fisa che chi di femmine rosse, sabe, non... Non ci piace? No, niente, pare che cammino con maiale. Non mi fare un lardo. Adesso è bella asciutta, va. Vai, questo, okay. E poi pulite, che l'ugna di pere, la prima cosa ci vado sono i carcagli. Se hanno caldo, mi schifio. Ho capito, caldo niente. Adesso è pulite, per le cuore, belle pulite, ma l'ugna pulite. Okay. Io sappiamo una femmina, siamo ormai fra gli altri uomini, prendiamo conferenza. La prima cosa ci vado sono l'ugna. L'ugna di pelo o di mani? Di tutte e due cose, non lo so perché. E che l'ugna che fanno? E un poppaccio, sai un poppaccio la femmina, un poppaccio. Non l'ho fatto, ho fatto l'ugna mai l'ho sentito. E poi ci vado un poppaccio. E chi è un poppaccio? Un poppaccio, su, tacca dai amma, no? Ah, sì, dai amma, cade, arriva, vuol dire che vuoi sai scappa che tacchi. E io ho un vero tacchi, non li odio, li odio. È troppo lunga, non ci conviene, giustamente lei non la vuole più alta di lei. Io, ci disse, il sogno io ho 1,49. Con le bassine, sì. Se schiede se mette tacchi facciamo.
il gigante, ha il gigante lo bambino. Guarda, ce l'ho e a lei le piacerà. Speriamo. Speriamo che lei ci piace a Ida, però. Ma è signorina, eh? Vedova, com'è? Signorina, io sono... Buono. Ma è vergine. Chi se poi ci domandiamo? Ci ha messo a far passare un termometro. Ma insomma, poi parlami per senza, va. Allora, il numero 180, dottore, qua sopra, vi aspetto. Ok. Ah, aspetto, no, no, aspetta, mille. Aspetta, aspetti. Aspetta. Sono oggi venerdì. Bene, vediamo qua, faccio un'eccezione, magari torna a casa, che ora io uscirò forse. In tutti i casi ci vediamo qua alle 7, sì. Ma questo è per lei un altro posto? No, 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 professore, se da cavo vuole venire prima per casa. Io pure prima posso venire, io in Alessandria l'appuntamento è 7, che mi ha pigliato, sai per dove fuori il fuoco anni 60, che dice l'ora. Ma pigliare un frighichirlo, che ce l'ha a pagare, poi mi consegno una San Fratello. Ma ci mette in mente? Ma io pure se posso, non hai problemi. Arriva, no, è già sono i quattro in mente. Io ho tempo che alla quale ce l'ho autostrada, piglio. Io ce ne San Fratello, piglio da qua dove c'è l'autostrada, ne c'è la rocca. Capito? Quattro e mezzo facciamo sei. Sei. Va bene? E sei a casa sua? Sì. La ringrazio. Tante cose. Molto gentile, arrivederci.